Come va, vicini di casa? Io sono Bigaus e questo è un video molto diverso dal solito. È un video che in teoria non sarebbe dovuto uscire. Però ho detto che ne avrei parlato con voi riguardo il recente problema che ho avuto con YouTube e volevo farlo senza perdere troppo tempo a far combaciare il labiale della videocamera con l'audio del microfono, fare diversi tagli e montaggi al video, non volevo stare a perdere troppo tempo. Inoltre, per quanto si tratti di un argomento serio, quello di cui vi voglio parlare, un argomento da portare magari in un vlog del salotto di Bigaus, non volevo neanche annoiarvi mostrandomi per tot minuti che parlo di questa cosa e basta. Quindi ho pensato di parlarne e nel frattempo mostrarvi qualche partita su Dead by Daylight che ho registrato di recente, così da fare finalmente felici quelli che insistevano a chiedermi di continuare Dead by Daylight. Lo so che è un po' mainstream ormai fare video parlando di certi argomenti e intanto mostrare un proprio gameplay su certi giochi, tipo Overwatch, però per motivi citati prima, così non ho troppi montaggi da fare e riesco a caricare il video prima. E ovviamente il gameplay in background è su un gioco horror, survival horror, perché almeno per quanto riguarda me, no? I giochi horror, trattando quasi sempre quel tipo di giochi, non poteva essere altrimenti per quanto riguarda il mio caso. La monetizzazione, ecco qual è il problema di cui vi parlavo nello scorso video. Di recente un network, di cui non farò il nome, mi ha contattato e il network è di proprietà di una persona che stimo, è una persona con cui ho avuto modo di parlare ancora prima di ricevere questa sua offerta di entrare nel network. E io sono stato un po' a rifletterci finché alla fine mi sono convinto e ho detto sì, facciamolo, questa è la mia occasione non tanto di guadagnare finalmente con i video, di fare i big money, ma piuttosto di portare il canale a un livello superiore, essere più visibili su YouTube e crescere, raggiungere traguardi ben più alti di quelli che sono riuscito a passare da solo in questi 3-4 anni che sono su YouTube. Il fatto di fare soldi con i miei video era ed è ancora adesso una cosa che per quanto mi riguarda va in secondo piano. Quello che mi importa di più in questo momento è quello di crescere col canale, appunto, di arrivare a un livello superiore. Il problema, ragazzi, è che per entrare in questo network pensavo fosse necessario attivare la monetizzazione con YouTube, e così ho fatto, ho richiesto la monetizzazione, ho creato un account AdSense, dove si ricevono e si gestiscono i guadagni fatti con YouTube, con i video. Faccio per entrare nel network, ma purtroppo, avendo attivato la monetizzazione, non posso più avere la partner con loro, in quanto al momento questo network può invitare canali che la monetizzazione non l'hanno ancora attivata, che non l'hanno ancora toccata. Quindi praticamente da qui è iniziato l'incubo, ragazzi, è iniziato il periodo di merda. Oltre al lavoro che va male, questa roba qua, per 3 settimane sono stato a cercare sui forum, a cercare di contattare il supporto di YouTube per ricevere un aiuto, un minimo di assistenza, trovare un modo di liberarmi da questa monetizzazione che ho attivato per sbaglio. Se non l'avessi attivata a quest'ora sarei già all'interno di questo network e farei i soldi con YouTube, farei i soldi con quel network. Invece, avendola attivata, ora mi ritrovo in partnership diretta con YouTube, che non so se voi lo sapete, ma la partnership diretta con YouTube, per chi fa video di gameplay, è una partnership dannosa, perché YouTube ti controlla e praticamente ogni videogioco ha la sua licenza, il copyright, e quindi ti rompono di più i coglioni che non quando stai con un network. In poche parole è come se io per sbaglio mi fossi messo in proprio e adesso io ho subito disabilitato la monetizzazione del canale, ragazzi, ho disattivato tutto, tuttora è disattivata, non ho guadagnato un centesimo da quando ho commesso questa cazzata, l'ho disattivata appena ho capito di aver fatto una puttanata, non sto percependo nessun centesimo e nemmeno YouTube ci sta guadagnando.
negli ultimi giorni ho insistito con il supporto di YouTube, ho cercato di spiegare il mio problema e di trovare un compromesso, una via d'uscita da questa cosa per tornare più o meno a come ero prima e poter far parte di quel network con cui mi ero messo d'accordo. Nell'ultima mail mi hanno comunicato che non è possibile tornare indietro, che la monetizzazione una volta attivata non può essere rimossa dal canale, ma può essere soltanto disattivata insieme agli annunci sui video. Quella di disattivarla, come ho detto, è stata la prima cosa che ho fatto, perché io non ho alcuna intenzione di crescere su YouTube in questo modo. Ho sbagliato, ho fatto una cazzata e adesso mi ritrovo anche con un account AdSense attaccato al canale. Ragazzi, riassumendo, questo network per invitarmi ha bisogno di un tool specifico che è già in possesso di network più grandi, magari più conosciuti, però al momento questo network non è in possesso di questo tool che serve per invitare i canali che hanno la monetizzazione attiva e anche quelli che non l'hanno attiva. Quelli che l'hanno già attiva con YouTube e con AdSense possono invitare quei canali e collegare il loro account di AdSense al posto di quello che avevo creato io, di quello che era già collegato. Quindi in teoria quello sarebbe il mio unico modo di uscire dalla partnership diretta con YouTube. Dovrei diventare un partner affiliato di un altro network che può automaticamente scollegare l'AdSense che ho creato, metterci il loro, così che io inizi a crescere e a guadagnare insieme a loro, e sarei tecnicamente fuori dalla partner diretta con YouTube, perché da quello che ho capito non si può essere contemporaneamente partner di YouTube e anche di un network. Cioè, è anche abbastanza ovvia come cosa, cioè se già guadagni con il network non puoi guadagnare direttamente con YouTube. Quindi ragazzi, questo sarebbe l'unico modo per uscire da questa situazione, per uscire dalla partnership diretta con YouTube, sarebbe quella di entrare in un network che può fare questa operazione, che può invitarmi attraverso questo tool. Ragazzi, non è tanto un dramma questa cosa, cioè sono io che ne faccio un dramma, sono io che ne faccio un problema. Quello di attivare la monetizzazione è più che altro un beneficio per il canale. È soltanto che io sono incazzato nero, perché io volevo collaborare con questo network che purtroppo non ha i mezzi per invitarmi nella situazione, anche con la situazione in cui mi trovo. E quindi ragazzi, questa è la situazione. Mi dispiace di non aver portato tanti video, però era per questi motivi che vi ho elencato. Se ho fatto così tardi, se ci sono stato troppo a pensare su questa cosa e quindi mi sono concentrato solo sul problema, tra virgolette, perché sì, in teoria è un problema per dover entrare in quel network specifico a cui volevo entrare, a cui volevo partecipare. Però in teoria non dovrebbe essere un problema per quanto riguarda gli altri network. Anzi, da quello che ho capito, da quello che ho sentito, la monetizzazione già attivata è un requisito richiesto da molte reti multicanale, cioè per entrare nel loro network, oltre ad avere i requisiti che richiedono. Ragazzi, un'altra opzione potrebbe essere quella di rimanere così come sono, con la monetizzazione disattivata non sarei soggetto ai controlli di YouTube, intendo i controlli che stanno ad esaminare ogni singolo video per vedere se è idoneo alla monetizzazione, quello intendo. E praticamente con la monetizzazione disattivata in teoria non sono più partner con YouTube. Però purtroppo non basta comunque per entrare in quel network in cui volevo entrare, insomma. Quindi un'altra mia opzione sarebbe quella di rimanere così. In teoria non sono più partner di YouTube, la monetizzazione è disattivata, quindi continuare da solo così come facevo prima, andare avanti da solo a crescere con il canale, a crescere con gli iscritti, con le visualizzazioni. Oppure potrei aspettare che questo network a cui era interessato ottenga il tool necessario per invitarmi nella loro partnership. Una cosa abbastanza lunga, il processo, però un'altra opzione ancora, ragazzi, sarebbe una cosa anche molto dolorosa da fare, ovvero quella di aprire un nuovo canale. Con un nuovo canale non avrei di questi casini, perché non sarebbe collegato con YouTube e non avrebbe la monetizzazione attiva. Potrei benissimo chiedervi di iscrivervi anche a quel canale
e ricominciare da capo con quel canale, così che poi entrare in quel network a cui con cui desideravo la partner. Però, vicini di casa, ho questo canale da quasi 4 anni. Non 2 mesi o 3, perché allora uno poteva anche dire, vabbè, però 4 anni. 4 anni con quasi 10.000 iscritti raggiunti con le mie sole forze. E il canale di Big House è parte della mia vita, è come un figlio per me. E mi ha aiutato tanto anche nel corso di questi anni a gestire situazioni emotive abbastanza tristi. E mollare tutto così sarebbe troppo dura da sopportare. Questo canale per me è anche una valvola di sfogo. E dal video più merdoso dei primi tempi, da quando ho cominciato fino all'ultimo, io ci ho messo tutto me stesso per divertirmi e per divertirmi insieme a voi, a una community che è cresciuta insieme a me, che ne ha passate delle belle insieme a me con giochi come Cry of Fear, Alien Isolation. E questo canale significa troppo per me e non riesco a considerarlo come un semplice canale che tratta di giochi horror. Ci sono affezionato, così come sono affezionato a voi, a questa piccola community che sono riuscito a creare, e spero che qualcuno di voi vicini di casa provi lo stesso che provo io. Continuerò a pubblicare video su questo canale, continuerò a crescere su questo canale. Non so se si potrà risolvere, ma io comunque non mollo. Morale della favola, ragazzi, la vita è dura e YouTube fa schifo. Quello che avete visto non è assolutamente il terzo episodio di DBD, di Dead by Daylight. Il terzo episodio lo caricherò più avanti, una volta che avrò proseguito con Outlast 2 e magari finito, perché probabilmente sono l'unico sfigato che non l'ha ancora fatto. Vi terrò aggiornati in caso di cambiamenti per quanto riguarda questa situazione. Ci tengo a tenervi coinvolti e conto sul vostro supporto per questa cosa. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, oppure consigliate il canale ai vostri amici, così da poter dire anche a loro: ci vediamo alla prossima e stay big!